I 60.000 del San Paolo partecipano commossi al minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del maltempo nel Sorrentino nei giorni scorsi. Hodgson ripropone l'Inter oggi in divisa gialla che ha sconfitto la Roma con Branca in luogo di Zamorano. Qui c'è una percussione di Zanetti con tiro altissimo, siamo intorno al 20°. Napoli con Beto e Daglietti molto vicini, un centrocampo aggressivo, Crasson sulla sinistra fa il vice venanese e serve Pecchia. È un buon Napoli quello del primo tempo, si gira Daglietti, la parata di Pagliuca è un po' improvvisata ma efficace. Poi sale Cruz, riesce a cercare il diagonale, lo trova, la risposta di Pagliuca. Si fa vedere l'Inter, lungo rilancio di Massimo Paganin verso Ganz che tocca a Branca, il diagonale, la risposta di Taglia la Tela. L'azione prosegue, Djorkaeff pesca Ganz in area, palla altissima. Il Napoli costringe l'Inter a difendersi con ogni mezzo. Viene liberato Crasson al tiro, il tiro del belga sul fondo. Rivediamo il tocco di Aglietti per Crasson che cerca in effetti l'angolo alla destra di Pagliuca. E osservate questa immagine, Djorkaeff che deve giocare con due palloni effetto del vento. Beto alla conclusione, la deviazione di Pagliuca, pescato forse leggermente fuori dai pali ma efficace comunque la risposta del portiere dell'Inter. Inter che si ritrova in avanti con Djorkaeff, va a pescare Branca, si gira il diagonale, il pallone passa fra le gambe di Pino, taglia la tela, decisamente un infortunio per l'estremo difensore del Napoli, sin qui bravissimo. E siamo al 43° minuto, il quarto gol di Branca in campionato, gol che chiude la prima frazione di gara nella ripresa, Napoli che costringe ancora l'Inter a difendersi, viene liberato Turrini sulla destra, diagonale, doppia deviazione, palla in calcio d'angolo. E poi al 14° Beto, già ammonito, viene espulso dal signor Bazzoli perché commette fallo di mano e quindi scatta la seconda ammonizione ed il cartellino rosso. Simoni, ironico, credo vada ad applaudire, ma non certo in maniera meritata, il suo giocatore. Il Napoli rimane in 10, dentro Esposito e caccia per Turrini e Daglietti, in precedenza Caio aveva rilevato Bogossian e Djorkaeff che dà inizio al gioco della formazione nero-azzurra con qualche pausa. Qui Paganin, che prima aveva cercato la realizzazione, pesca, tocca forse in area con la mano, ma siamo sul fronte opposto, osservate Zanetti, lascia sul posto Ayala e Crasson, ma poi l'azione non ha buon fine. Ancora Djorkaeff, Branca in posizione regolare, si ferma, fa proseguire l'arbitro, Djorkaeff cerca la rovesciata acrobatica Branca e poi Winter tocca sotto misura. Ma sul fondo l'Inter che insiste, osservate i grandi spazi che lascia la difesa del Napoli e Djorkaeff implacabile mette a segno il 2-0, è l'ottavo gol di Djorkaeff del giocatore francese in questo campionato, rivediamo, taglia la tela, è battuto e nulla può fare, siamo al 43° minuto della ripresa, l'Inter può chiudere definitivamente i conti, Zanetti va a pescare Branca, il tocco di sinistro sul fondo e mentre Berti e Bergomi erano subentrati a Ganz e Fresi, gol del Napoli con caccia in piena zona recupero e quindi in piena zona Napoli. Ma certamente non basta alla formazione di Simoni, la formazione di Simoni che al 48° ha l'ultima opportunità per arrivare al clamoroso pareggio, Caio, l'ex interista, viene messo nelle condizioni di battere la rete, ma Paganin manda in calcio d'angolo. Inter che in due partite ha rosicchiato 5 punti alla Juve, Inter che si specchia in Yuri Djorkaeff al terzo centro consecutivo, ma che evidenzia ancora qualche limite di concentrazione. Il Napoli invece ha perso la propria imbattibilità interna dopo 9 mesi, rispolverando oggi quell'ingenuità che la cura Simoni pareva aver azzerato. A te Giampiero.